Vorrei invitare tutti voi, come ho detto prima, a proseguire la serata con noi. Abbiamo organizzato un piccolo buffet. Sarebbe bello proseguire la serata così in tanti. Ora voglio dare la parola al nostro candidato, Massimo Zedda. Quindi invito Massimo ad avvicinarsi. Il candidato non solo di questa sezione, di questo circolo, non solamente del partito, ma di tutte le persone, di tutti i cagliaritani che vogliono veramente cambiare questa città. Grazie. Ciao a tutti, sarò breve perché insomma dopo le cose così profonde, belle che sono state lette, raccontate e la bella musica che è stata cantata, io insomma rischio di annoiarvi, quindi sarò proprio breve. Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi che siete qui nel venire ad ascoltare me, a partecipare a questo momento di letture e di musica e cultura. Ringrazio i ragazzi del collettivo Sabò che hanno detto delle belle parole nei miei confronti e chiedo loro di salutare e ringraziare anche Massimo Carlotto. In breve, poi un giorno magari ce la racconteremo meglio questa vicenda, come è nata e cosa è successo. Un giorno mi ha chiamato di mattina Enrico Paolo, regista, incavolato come una belva: guarda, non vado a votare, questa volta non mi convincerai assolutamente, non c'è niente che tu possa fare, non andrò a votare, l'unica cosa è candidati tu, questo a dicembre, guarda, non c'è, questa cosa non c'è. Poi un po' di telefonate, arrivavano ancora, e poi in riunioni con compagni e compagni, gli iscritti, insomma alla fine le cose nascono spontanee, non tutto è scritto, e il potere non decide sempre anche delle sorti altrui, qualche volta c'è anche un po' di spontaneità e di naturalezza anche in alcune scelte che pure sono complicate e difficili. Perché scegliere di una candidatura alle primarie e candidarmi alla carica di sindaco, se poi dovessero andare bene? Innanzitutto perché, non perché sia io fondamentalmente, ho un pochino di visibilità in più data dagli anni in consiglio comunale, dalla politica frequentata fin dai banchi del liceo, all'università e dopo, quindi sono un po' forse conosciuto in città. E poi oggi in consiglio regionale. Lo dico perché forse tanti altri giovani potrebbero essere oggi al mio posto, tanti di voi potrebbero raccogliere il testimone ed essere candidati alla carica di sindaco, speriamo. Quindi capita certe volte che si debba scegliere una persona, uno e non tantissimi, e che poi ricada anche su di te questa scelta perché altri te lo chiedono. Ebbene, alla fin fine perché? Perché in questo paese mi stanno chiedendo in questi giorni di scendere sul concreto, no, parlare di piazzetta magia. Adesso sembra che il problema a Cagliari sia piazzetta magia. Okay, allora, c'è il problema in piazzetta magia, che è una schifezza incredibile, che andrebbe ricoperta, ripristinata come prima, con un po' di verde, un po' di panchine e magari spendendo meno di 1.400.000 euro, che è stato il costo per realizzare quella piazza brutta e orrenda. Però mi chiedo, il problema in città è piazzetta magia? Cioè, io credo che i problemi nel paese, che pure accaduta riguardano anche la nostra città, sia quel che sta accadendo nell'università, nella scuola pubblica e nelle fabbriche governate da Marchion. E cioè, se passa l'idea che il problema dei problemi è la piazzetta sotto casa tua, che pure è un problema, certo, e invece la piazzetta diventa l'unico problema e poi vengono accantonati i problemi che invece riguardano tutta la popolazione italiana, tutti i lavoratori, tutti coloro che soffrono, tutti coloro che hanno diritto a un lavoro stabile e sicuro, tutti i giovani che oggi studiano nei licei e vorrebbero trovare un'università migliore, tutti gli universitari che oggi stanno all'università e lottano, combattono contro
l'ex decreto, oggi legge Gelmini, che stravolge l'università e la scuola pubblica. Cioè mi pare che si debba anche riprendere il senso dell'importanza delle cose, perché quando passerà, così come vorrebbero farlo passare, il sistema che Marchion, che trova il fronte di un sindacato, la FIOM e la CGIL, unico a combattere il sì che nega i diritti, ebbene, quando passerà quello, che sono le prove tecniche, un domani lo ritroveremo nelle fabbriche, nelle imprese, anche sarde. Cioè un domani il datore di lavoro, la persona che deve stabilire la tipologia contrattuale, non avrà un contratto di riferimento con alcune garanzie, ma avrà semplicemente il rapporto diretto col dipendente. Va da sé che la forza non sta, il coltello non sta nella mano del dipendente, ma il manico sta nella mano di chi può dare lavoro. E allora attraverso quello, che non è la migliore impresa possibile, perché ci sono anche imprese serie, imprese artigiane, commerciali, imprenditori seri che fanno il loro lavoro e cercano di tutelare il lavoro e la fabbrica, il lavoro e l'impresa. Ebbene, allora forse bisogna incentivare quelli che sono seri e disincentivare coloro che vorrebbero fare la concorrenza alla Cina, al gigante che oggi è la Cina, attraverso il sacrificio di coloro che già sacrifici ne hanno fatto e forse altri sacrifici non possono fare perché oggi gli stipendi sono quelli che sono. E quindi qual è uno dei problemi? È che la mia generazione, che non è, me dicono è una bella candidatura giovane, sei un ragazzo bello, io non sono più un ragazzo, ho 35 anni, i miei genitori, i vostri genitori, i nonni, cioè non erano ragazzi, avevano un lavoro, avevano casa, avevano figli, cioè erano uomini e donne, non erano ragazzi. E con questo ricatto continuo che a 35 anni sei un ragazzino, che a 40 sei un ragazzo, che a 45 sei un ragazzo con qualche anno in più, ti hanno detto che il tempo per te, cioè per poter dimostrare quanto vali, arriverà ai 60 anni se arriva, e non arriverà mai, perché nell'idea di chi ti dice che devi sempre aspettare, perché saranno gli altri a decidere quando sarà il tuo momento, passa il ricatto. Una parte di noi reagisce, un'altra parte si è convinta di essere ragazzino, ragazzina a vita. Diciamo, in questi giorni le vicende, anche stato detto di, adesso le chiamano escort, vabbè, comunque delle escort, no, del Presidente del Consiglio in sé, è l'eterna giovinezza, il sogno per cui anche a quell'età può essere concesso tutto, a patto che si abbia i soldi per comprare tutto e tutti. E quelle intercettazioni anche di questi giorni che circolano, dove quella giovane dice: accidenti, non mi invita più, non sono più, perché ormai lui preferisce il venezuelano e non mi ricordo, è brasiliano, insomma, non lo so. E la preoccupazione di questa ragazza è che, non essendo stata più invitata nella villa per questi party, queste seratine a tema, non si parla ma ci si tocca, a quanto pare sarebbe il tema, quella ragazza si preoccupa perché attraverso quel ricatto, attraverso quella compravendita del corpo umano, passava alla realizzazione di se stessa attraverso chissà quale elargizione di un posto di lavoro in cambio di sesso. Beh, c'è una generazione che forse non capisce, non sa, non avverte, o semplicemente se è una parte minima della società che cede a questi ricatti, oppure che si è messa nelle condizioni di essere ricattabile, oppure che ha deciso di farsi ricattare o di cedere a questa compravendita. Però c'è una parte consistente dei giovani cagliaritani, sardi, italiani, che quotidianamente non cedono ai ricatti, che quotidianamente combattono, lottano, e lottano per il futuro loro e di coloro che verranno. Ecco, a quella parte di cagliaritani, di giovani sardi, vorremmo parlare. A quella parte di cagliaritani, di giovani, che non sono solo cagliaritani, che sono giovani di altre città, di altri paesi, che sono venuti e hanno trovato a Cagliari la loro città, perché la tua città è quella dove ti ritrovi alla fine. Ebbene, se quei giovani, se in quella generazione, oggi, il 30, riusciamo noi, io, a convincere quei giovani che forse
ora tocca a noi, è lo slogan che abbiamo usato, e convincere i genitori e i padri, che forse ora tocca ai nipoti e ai figli, forse ce la si può fare. Perché il potere, da che mondo è mondo, l'idea, l'illusione che il potere possa cedere un pezzo di se stesso per darlo ad altri e creare l'aspettativa, l'attesa che quel potere ceda altro potere, per cui bisogna essere primi a intercettare quella fetta di torta, quella fetta di potere che può essere dato, è un'idea che non sta né in cielo né in terra, che non avviene mai. Il potere ha il potere di mantenere il proprio potere e di illudere gli altri di questa cessione di potere. Per quanto riguarda la città, molti mi chiedono: ma qual è il vostro programma, qual è il tuo programma? Noi non partiamo da zero, cioè nessuno di... io non ho la pretesa che il mondo possa cambiare grazie a me, grazie a coloro che mi sostengono. La politica non è un'operazione in solitudine, la politica è un'operazione collettiva di persone libere, di menti, di confronto, di dialogo. Si dice spesso questi riti delle discussioni, dell'approfondimento, delle discussioni che vanno a oltranza, del confronto, qualche volta dello scontro. Però Lussu, che era uno che amava lo scontro, amava il confronto, che era un capopopolo in Sardegna, persino fisicamente lo era, era alto 1,90, girava durante gli anni del fascismo con due pistole nella fondina, e difficilmente i fascisti si avvicinavano a lui, perché da comandante storico della Brigata Sassari sapeva usare le armi e non aveva paura di usarle. Ora, non era uomo di compromesso, non era uomo che era in attesa che il potere cedesse qualche fetta a lui di quel potere. Ebbene, a Cagliari noi non partiamo da zero, innanzitutto partiamo da tanti che sono qua oggi, e poi partiamo perché ci ho creduto, perché ci ho lavorato, perché ho sostenuto. Partiamo da quello che è stato una, dico la mia ovviamente, una delle migliori espressioni del governo della regione che si abbia mai avuto nella storia della Repubblica in Sardegna. L'esperienza del governo Solo, che su Cagliari aveva investito, che su Cagliari aveva speso energie, risorse. Molti di voi avranno frequentato il Festark, la manifattura tabacchi, l'idea di creatività, di fabbrica della creatività e delle idee che c'era, la riqualificazione di Santeria, la battaglia che era la madre di tutte le battaglie per liberare la Sardegna dalle servitù militari e ridare ai cittadini, alla città, alla cultura, al mondo dell'arte, della scienza, quegli spazi perché potessero usufruirne, i tanti che hanno bisogno di spazi e di luoghi dove ritrovarsi. La metropolitana leggera per parlare di trasporti, il sistema dell'immondezza, così come un controllo serio di gestione dell'acqua, eccetera, eccetera. Ebbene, noi non partiamo da zero, perché c'è una parte della popolazione sarda che ci ha creduto in quell'idea di investimento sulla cultura, su una Sardegna che si doveva affacciare nel mondo dal punto di vista culturale, nell'investimento nella ricerca, nella cultura, nell'arte e nel patrimonio inestimabile che è l'ambiente della Sardegna. Ebbene, non partiamo da zero, perché ci sono quelle cose, alcune sono state cancellate, però la metropolitana c'è, anche se per una fetta, ci sono ancora i progetti, possono essere messi in atto, e poi ci sono tante altre idee che anche nelle iniziative che noi abbiamo fatto per alcuni mesi sono emerse dalla fabbrica di Nichi Vendola, che è questo luogo dove si ritrovano giovani, associazioni, espressione docenti universitari, il mondo, quella che è la società, precari, operai, che hanno discusso e approfondito su temi, hanno composto un programma che poi è stato anche pubblicato sui siti, quello che stiamo usando per questa campagna per le primarie. Vi invito a leggere quelle cose, perché quella è un'operazione collettiva. E poi vi dico che l'ascolto, il ragionamento insieme serve. Io ho visto i ragazzi dell'università lavorare, organizzare le manifestazioni in modo colorato, riappropriarsi degli spazi in città, fare le lezioni all'aperto. E ho visto la notte bianca organizzata dagli universitari, dove gli studenti, i giovani universitari, i ricercatori di chimica facevano esperimenti
nella facoltà di lettere che è stata scelta come sede della Notte Bianca dell'università. E così i ragazzi di biologia, e così tanti, tanti, tanti altri, le letture dei ragazzi di lettere, eccetera. E altre tante cose che hanno fatto quei giovani. Ebbene, era molto più bella dello shopping sotto le stelle che ogni tanto organizza il Comune di Cagliari. Ed era molto più bella dell'iniziativa per l'anniversario del weekend di Barbie. E l'ho fatta anche troppo lunga. Chiudo con Lussu. Io abito in Piazza Costituzione. Lussu viveva in Piazza Costituzione. Una sera Lussu va a cena, come era solito fare, la Marina, ormai era già, il fascismo era già, si era già fermato, Lussu rischiava la vita nel circolare in città, però insomma, non era uno che si faceva intimorire e aveva paura. Girando in città un giorno va in una taverna della Marina, un locale, e da capitano conosciutissimo, Lussu era la figura più popolare che c'era in Sardegna. Veniva fermato per strada, veniva applaudito nell'ambito dell'antifascismo e di coloro che reagivano, persino con l'applauso al suo passaggio era la dimostrazione di antifascismo per alcuni. La scritta è Viva Lussu, per cui si finiva in galera se si scriveva Viva Lussu o Abbasso Mussolini. Allora lì viene fermato da un giovane che con lui aveva lottato, era stato un giovane della Brigata Sassari che aveva combattuto con lui, e lui era il suo capitano. E sottovoce lo informa che la notte sarebbero andati una squadraccia di fascisti a casa sua, al suo rientro, per aggredirlo. Bene, Lussu, informato della cosa, cioè saputo del rischio della vita che centinaia di persone si stavano recando sotto casa sua organizzate, esce dalla taverna, sente persino i cori in piazza Iene del gruppo delle squadracce che salivano verso casa sua, che è in piazza Marti, era in piazza Marti, c'è ancora l'edificio, non c'è la targa perché noi le dedichiamo ai podestà fascisti, le piazze non hanno niente. Non è detto che non si possa cambiare, nell'intitolare qualcosa a Lussu. È uno spartitraffico in via Roma. Ebbene, Lussu, consapevole della sconfitta, cioè del rischio che poteva correre, dice a questo giovane militare, che è l'ex militare, dice: bene, lo so, ma lei deve scappare, non rientri a casa stanotte, per cortesia faccia qualche cosa, ma non rientri a casa. Bene, è anche necessario che ogni tanto qualcuno in un paese di pavidi dimostri un po' di coraggio, non si sa mai se ad esempio per altri. E Lussu va a casa, viene aggredito, spara e uccide un fascista, e da lì viene messo sotto processo, pur avendo la giustificazione dell'essere parlamentare, quindi non perseguibile, e oltretutto della legittima difesa, stavano entrando a casa sua, e finisce al confino, così finisce Marcia su Roma dintorni. Gli esempi che ci sono, perché noi ricordiamo Barbie e non Lussu, ricordiamo Barbie con soldi pubblici e non Gramsci, ricordiamo Barbie e non le figure che hanno dato tanto, persino in termini di costo della vita, perché la mia generazione, la generazione vostra, le generazioni che ci hanno preceduto potessero godere di libertà e diritti. Forse è giunta l'ora che non un singolo, ma un movimento collettivo di persone si riappropri della loro città, faccia sentire il proprio peso e la propria voce, per stabilire quel minimo di tracciato, di linea d'ombra che passa tra l'offesa e l'onestà intellettuale, tra l'aggressione e l'aggredito, dove stiamo con l'aggredito e non con l'aggressore. Io vi chiedo di votarmi, non mi viene facile queste cose, lo vedete, mi vengono meglio altre cose, ma queste su di me vengono difficili. Perché spero di poter fare quello che hanno scritto altri, in quei contributi, nella città che immaginiamo. Spero di poter realizzare ciò che vi ho raccontato. Un'idea di vita e di società, non solo di piazzetta magia, che forse viene dopo. Un'idea di prospettive, di opportunità che si devono aprire per un'intera generazione, che è esclusa dal mondo del lavoro e dei diritti.
Perché o questo paese riparte dal dare possibilità al giovane ricercatore di fare ricerca, al giovane professionista di affermarsi nella professione, al giovane laureato di trovare uno sbocco di occupazione, al giovane che fa musica di far musica, al giovane che ha un'idea di realizzare quell'idea, oppure questa società, non solo Cagliari, ma il paese è destinato al fallimento. Spero che... Non so se vi ho convinto. Spero... Insomma, il 30 di gennaio, a breve, tra poco, non tocca solo a me, ma tocca a voi, perché altrimenti è perso. Grazie.